Ciao a tutti carissimi villager e bentornati in questo nuovo super video. Le civelle di novembre sono finite già da un bel pezzo, me ne rendo conto, quindi anche a distanza di tempo, un po' in ritardo, vi porto comunque questo contenuto bomba riguardo appunto alle civelle passate. Eccoci qua all'interno della schermata di game, in particolare vi voglio portare all'interno della classifica della Lega della Guerra tra Clan. Qui come sapete ci sono i migliori clan al mondo, in particolare quelli che hanno concluso con un notevole numero di stelle le famose CVL di novembre. Vi volevo parlare di un nuovo incredibile risultato raggiunto dal nostro clan competitive PKTR Elite. Come vedete al 163esimo posto troviamo appunto il clan della nostra family PKTR Elite, che è stato il secondo clan italiano a piazzarsi in questa classifica sempre relativa a novembre, ve lo voglio ricordare. Può sembrare magari non un risultato incredibile, però comunque guardate, basta soltanto una due stelle per scalare 10 posti all'interno di questa classifica. Come vedete sono tutti molto vicini questi clan, quindi comunque concludere quasi in top 150 al mondo, si tratta di un risultato veramente incredibile. Trasferiamoci appunto all'interno del clan, qui ci sono i migliori top player della nostra PKTR Family, colgo l'occasione per salutarli tutti quanti, in particolare il loro capo e coordinatore Ludo Boss. Ma ragazzi, tenetevi forti perché adesso andremo a vedere i migliori attacchi che hanno portato appunto questi ragazzi a chiudere la stagione, la CVL, con un piazzamento così fantastico. E iniziamo subito ragazzi con il buon Scorpion, top player della classifica appunto dei tristellatori di questa CVL di novembre. In questo caso lo vediamo impegnato con una Yeti Bo Bat, una strategia che sinceramente si sta vedendo sempre di meno anche in ambito competitive da parte dei top player. Vediamo Scorpion che cosa va a combinare con questa strategia. Allora parte subito con un gran sorvegliante che va a ripulire tutto quel settore a sinistra verso ore 9, per intenderci, con difesa aerea, cannone e mortaio. Va subito a schierare uno spaccamuro invece nel settore centrale e poi la caserma volante insieme a tre streghe di supporto per cercare di ripulire invece l'angolo opposto rispetto a quello da cui ha schierato il gran sorvegliante. Ovviamente nel buco tra le mura creato appunto dal super spaccamuro va a incanalare tutti i bocciatori, gli Yeti e i rimanenti eroi, che andranno a dirigersi perfettamente verso il settore centrale del municipio. Il push viene aiutato anche da un assalto giocata perfettamente al centro del villaggio. Esce come al solito un castello del clan che comprende i super sgherri e le cacciatrici degli eroi, ma con questa strategia non sono assolutamente un problema. La beta del gran sorvegliante è stata giocata secondo me in modo perfetto, quindi il municipio va giù senza problemi e a questo punto, come potete vedere, quasi tutte le difese a danno splash per i pipistrelli sono state eliminate. Ecco che parte subito appunto con i pipistrelli verso ore 3, in quel punto non incontrano grosse difese a dargli problemi, quindi tendono a raggrupparsi in un unico grandissimo stormo. Ecco che la prima torre dello stregone viene sapientemente gelata da Scorpion, che era in realtà è anche l'ultima torre dello stregone, quindi tutte le tre gelo gli basteranno e avanzeranno appunto per andare a chiudere l'attacco. Scudo della campionessa reale che va a tirare giù qualche altra difesa. Vediamo che in realtà i pipistrelli non sono rimasti in tantissimi. Sarà fondamentale per loro andare a occuparsi di eliminare quella torre infernale in modo da non creare appunto problemi poi a tutti gli Yeti e ai bocciatori. L'ultima mongolfiera, guardate che finezza, è stata giocata per tirare giù la torre arciere o comunque per distrarla in modo da non fargli eliminare ulteriori pipistrelli. Quindi veramente un attacco fantastico. Ecco qua, le truppe vanno a eliminare il king nemico in difesa e si portano a casa questo primo 100% per i PKTR Elite. Ma andiamo subito con il secondo attacco, questa volta ci accompagna il buon Max58 che va a utilizzare draghi elettrici ben 7, supportati ovviamente da mongolfiere e ben 2 super sgherri. Super sgherri che sono ottimi, vedete anche in quel caso verso ore 9 il super sgherro riesce a iniziare la pulizia in quell'angolino senza nemmeno essere targettato da quella torre dell'arciere. Quindi super sgherri veramente fantastici per fare pulizia all'inizio di un attacco aereo.
Gli edifici laterali sono stati appunto tutti quanti ripuliti, quindi va a schierare subito tutti i draghi elettrici mongolfiere al centro del villaggio, ovviamente subito due furie e abilità del Gran Sorvegliante per proteggere tutti i draghi e tutte le mongolfiere. A questo punto ha schierato anche gli eroi nella parte bassa per appunto costringere i draghi a rimanere all'interno del villaggio. Abbiamo soltanto tre Enel contro il municipio, ma in realtà gli bastano e avanzano grazie anche all'uso di quella furia. È rimasto uno scatter pericoloso al centro. Per fortuna uno dei draghi elettrici si accentra e va a eliminarlo. Perfetto, sono rimaste praticamente soltanto due difese aeree e una torre infernale singola a difesa del villaggio. Non che questo sia poco, ma abbiamo ancora una gelo per Max, l'abilità del Gran Sorvegliante e l'abilità della regina, oltre ovviamente ancora ben quattro draghi elettrici ancora in vita. Mamma mia, è stata una vera e propria overkill questo attacco. Guardate come va a sweggare l'ultima gelo sopra al castello del clan nemico. Mamma mia che attacco. Se avevate ragazzi ancora dei dubbi sull'utilizzo di questa truppa, spero che il buon Max ve li abbia fugati tutti quanti. 100% un altro per PKTR Elite. Altro giro, altro regalo, questa volta passiamo all'attacco di Feve, che va a utilizzare una Zap la Loon con ben 8 Zap e 2 Terremoto. Tiene quindi da parte soltanto 2 Gelo e una pozione Rapidità per tutte quante le mongolfiere. Qui abbiamo ovviamente due Scatter molto ravvicinati tra di loro, quindi va subito a giocare le Terremoto e le Zap per portarsi a casa quindi il castello del clan, la Torre Infernale e almeno uno dei due Scatter. Va a eliminare anche un Volano che comunque avrebbe potuto dare problemi alle mongolfiere. Ed ecco che con le ultime due Zap va quasi a eliminare una torre infernale multipla, ma comunque riesce a portarsi a casa il primo dei due Scatter. Ecco che parte con la fase Suicide Heroes, quindi va subito con il King, Baby Dragon verso ore 12 per eliminare quegli edifici esterni e assicurarsi che il King si direzioni proprio verso quello Scatter rimasto in piedi. Campionessa Reale e due cacciatrici degli eroi vanno a eliminare la regina in difesa, altra difesa molto pericolosa per le mongolfiere. Campionessa che prende tantissimo valore perché contribuisce a eliminare anche le difese di quel settore con la difesa aerea e quindi va a forzare anche la Queen, oltre al King, verso il settore del municipio. Ecco che viene eliminata anche la prima delle torri infernale bersaglio multiplo, viene eliminato il municipio e a questo punto la regina si sposterà anche verso la seconda torre infernale bersaglio multiplo. Mamma mia, una fase Suicide Heroes incredibile. Ecco, purtroppo qui è stato un pochettino sfortunato perché la seconda multipla non è stata eliminata, ma va a giocare subito lo sganciapietre proprio verso la torre infernale. Campionessa Reale in difesa, quindi va a giocare ben due cacciatrici degli eroi ed ecco che parte in modo surgical con tutte quante le mongolfiere. Abilità del Gran Sorvegliante permette a diverse mongolfiere di rimanere in vita anche sotto i colpi di quella torre infernale multipla che per fortuna è stata eliminata. A questo punto tutte le difese più grosse del villaggio sono morte e guardate quante mongolfiere sono rimaste in vita al buon Feve. Ultima gelo che va comunque a giocare, avrebbe potuto tranquillamente risparmiarsela e guardate un po', ha praticamente tutte le mongolfiere vive e ancora lo sganciapietre in vita. Mamma mia, attacco con swag di truppe nel castello del clan, incredibile, fantastico attacco. Tantissimi cuccioli lavici, tantissimi sgherri e mongolfiere in vita, ancora il Gran Sorvegliante e guardate un po', 100% anche per lui, bellissimo attacco. Ed eccoci qua insieme a Mattia che ha fatto secondo me un attacco fantastico su questa base. Innanzitutto va con un barbaro di test a stanare tutte le trappole che c'erano proprio di fronte al municipio. Ha stanato diverse trappole scheletrino che poi va ad attirare verso un angolino della mappa. Con le zappe terremoto andrà a eliminare i due scatter ovviamente, ma anche le due torri bombardiere che comunque non sembra ma sono molto pericolose per l'attacco con le streghe.
Una volta che non ci sono più gli scheletrini, va a utilizzare semplicemente il King per eliminare il municipio e quindi aggiudicarsi la prima stella con un minimo investimento. Ottima scelta da parte di Hexa. Va poi a giocare due super spaccamuro nei due angolini della base, quindi guardate, vanno ad aprire un varco attraverso cui i golem, gli scheletrini e le streghe possano muoversi senza problemi. Sgretola muri giocato al centro, quindi le streghe e gli eroi entreranno proprio dal varco creato dallo sgretola muri. Unica gelo usata ovviamente sulla singola per proteggere proprio la macchina d'assedio, ed ecco che al centro va a giocare anche la campionessa reale. Fantastico. Va a giocare poi anche l'abilità del Gran Sorvegliante, sempre per proteggere lo sgretola muri, che in un modo veramente incredibile riuscirà ad arrivare fino all'altra parte del villaggio. Avrete notato che non sono uscite truppe dal castello del clan. Questo era un clan che comunque non si aspettava di vincere, quindi non ci ha nemmeno provato per vari motivi, ecco, mettiamola così. E guardate un po' le truppe come si sono mosse bene all'interno di questa base, è stato veramente fantastico. Lo sgretola muri ha attraversato tutta la base dall'inizio fino alla fine. Piccola finezza, all'interno dello sgretola muri aveva due Yeti, ma anche un altro super spaccamuro, cosa secondo me fondamentale da portare all'interno di questo attacco, in modo che se la macchina d'assedio dovrebbe in qualche modo rompersi prima, riuscite comunque a distruggere un ulteriore strato di mura. Fantastico Hexa. Ed eccoci insieme a Fabex che va ad attaccare con una Zap Hybrid. Mamma mia, un attacco molto molto difficile da eseguire. E in questo caso comunque riesce a prendere un ottimo valore dalla fase Zap, perché va a eliminare ovviamente il castello del clan, va a eliminare una torre infernale e anche una coppia di archi X. Ha utilizzato dei Super Goblin per essere sicuro di incanalare la regina proprio dove voleva lui. La regina che quindi per il momento avanza molto molto bene, abbiamo una difesa aerea che potrebbe creare problemi alle guaritrici, ma per fortuna la regina va a eliminarla prima. Regina che si trova a ingaggiare il King in difesa, per fortuna si era portato un paio di cacciatrici degli eroi con cui riesce a eliminare appunto il King in difesa senza nemmeno sprecare una pozione. Ecco la regina che è arrivata in prossimità del municipio, che comunque tende a ignorarlo, non va a giocare gli spaccamuro in quel settore, permette comunque alla regina di avanzare e eliminare la regina avversaria, quindi tantissimo valore anche per la fase Queen Walk. È partito con tutto il push ibrido dopo aver schierato a nord del villaggio la caserma e la King, per permettere poi a tutto il push di minatori e domatori di rimanere compatto all'interno della base. Il King va anche a distrarre i colpi dello scatter, quindi un doppio valore per appunto le truppe schierate all'inizio. Escono ulteriori domatori a rinforzo dalla caserma volante e a questo punto il buon Fabix si trova senza cure per supportare ancora i suoi domatori e minatori, che infatti vedremo tenderanno a morire tutti quanti, ma per fortuna vanno a eliminare tutte le difese più pericolose del villaggio, e quindi la regina riuscirà poi insieme alla campionessa reale a eliminare tutte quante le strutture del villaggio e a portarsi a casa un 100%. Ultima gelo giocata per cercare in qualche modo di salvare la campionessa reale. Ed ecco che comunque la regina è ancora full vita con tutti i suoi guaritori, ha ancora qualche maghetto, qualche barbaro che appunto aiutano il clean up, e il 100% arriva senza problemi per Fabex. Anche questo un attacco fantastico. Eccoci questa volta in compagnia di Marco con la sua Zap Draghi. Sto cercando di portarvi sempre strategie diverse e interessanti. In questo caso vediamo che il buon Marco va a utilizzare subito due Zap per eliminare i Volano. Piccola finezza, ha aspettato che la campionessa si posizionasse proprio tra di essi, in modo da comunque indebolirla con quelle due Zap.
va a eliminare il castello del clan con le tre terremoto e le zap, va a indebolire quella torre infernale a bersaglio singolo in modo da poterla one shottare con lo scudo della campionessa reale, e guardate, ha anche eliminato quel settore di mura tra il municipio e la singola, in modo che poi la regina schierata inizialmente, dopo aver eliminato il municipio, possa proseguire la sua distruzione anche verso quel settore di base. Quindi piccole finezze che però, ragazzi, fanno veramente la differenza. Il plan in particolare di questa base è stato, secondo me, incredibile. Ecco che parte subito con un drago elettrico per stringere il canale d'ingresso per i draghi e le mongolfiere, che vengono appunto subito schierate al centro, si trovano a fronteggiare una difesa aerea, la regina in difesa e anche uno scatter. Va a giocarsi poi anche subito lo sganciapietre, che andrà a esplodere proprio sopra la campionessa reale, quindi il drago fuoriuscito da esso non avrà problemi a eliminarla prima che potesse dare problemi ai nostri draghi e mongolfiere. Il King in questo attacco è stato schierato all'esterno in modo che camminando potesse eliminare tutte le strutture e le difese esterne, forzando i draghi a rimanere all'interno della base. Altro piccolo dettaglio che però, ragazzi, ha fatto assolutamente la differenza, perché sennò a un certo punto i draghi si sarebbero divisi e una parte sarebbe uscita all'esterno per appunto andare a eliminare tutti gli estrattori e le miniere. Draghi che invece rimangono belli compatti al centro della base e vanno a eliminare la torre infernale multipla, che era l'ultima difesa che avrebbe potuto creare dei problemi al buon Marco. Un'infinità di draghi rimasti in vita alla fine dell'attacco e soltanto una torre arciere a provare a difendere l'inevitabile Triss su questa base di Zlevin. ...99% e 100%, altro Triss in cassaforte per i PKTR Elite. Vamos! Ed eccoci arrivati, ragazzi, al tabellone finale. Qui ci sono tutti i player che si sono distinti in questa edizione di CWL. In particolare il buon Scorpion ha ottenuto un risultato fantastico, perché è riuscito a tristellare ben 5 basi su 7 a campione 1. Salutiamo e ringraziamo ovviamente anche tutti gli altri. Per motivi di tempo non è stato possibile mostrare tutti quanti gli attacchi, anche se devo dire che avrebbero meritato. Ma eccoci arrivati alla fine del video. Se vi è piaciuto, come al solito, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima live. Ciao!